La congiura dei pazzi. È la mattina del 26 aprile del 1478. Firenze è una città sconvolta. Ovunque c'è gente armata. Nelle strade si odono grida e lamenti. Voci concitate escono dalle case. Fanciulli, vecchi, giovani, chierici e laici corrono armi in pugno alla casa dei Medici. Tra di loro c'è anche Angelo Poliziano, poeta della corte medicea e amico di Giuliano de' Medici, che ricorda di aver visto in mezzo a quel trambusto un uomo in preda alla disperazione. Vidi Jacopo de' Pazzi che con tutte e due le mani si colpiva il volto, poi cadde in terra, mentre tutti intorno gli gridavano addosso dandogli dell'infame. La sua abitazione è stata presa d'assalto e da una delle finestre si può vedere suo nipote Francesco, nudo e ferito, travolto dalla furia del popolo. A Jacopo, come scrive Machiavelli, non rimane che una speranza. Salì a cavallo insieme a un centinaio di armati e se ne andò alla piazza del Pelagio, chiamando in suo aiuto il popolo e la libertà. Lo salutarono con i sassi e con le minacce. Per tutta Firenze si sente gridare un sol nome, quello de' Pazzi, scandito con parole cariche d'ira. Il primo ad essere catturato è proprio Jacopo, che sta tentando la fuga. Come uno scomunicato, fu portato lungo le mura e lì sepolto. Quindi fu ritirato fuori dalla terra e trascinato nudo per tutta la città fino al fiume Arno, che quel giorno aveva le sue acque altissime, dove fu gettato. Veramente un grandissimo esempio di fortuna vedere un uomo tanto ricco e felice cadere in così grande infelicità, con tanta rovina e con tale vilipendio. È l'epilogo macchiato di sangue di una delle pagine più nere della storia fiorentina. A Firenze, la famiglia de' Pazzi è tra le più malviste tanto dalla nobiltà quanto dalla plebe. I suoi componenti sono tutti avarissimi, intemperanti e superbi, a cominciare da Jacopo. Passava il giorno e la notte a giocare a dadi e scaricava il suo nervosismo maldicendo Dio e gli uomini. Il suo aspetto era pallido, girava la testa di qua e di là senza mai fermarsi. E soprattutto non riusciva a tenere fermi per un attimo la bocca, gli occhi e le mani. In lui signoreggiavano due grandissimi vizi, tra loro incredibilmente contrari, una grande avarizia e una grande ambizione. Altro membro della famiglia particolarmente inviso ai cittadini di Firenze è suo nipote Francesco, un uomo piccolo dal colorito pallido. Per la cura dei suoi capelli, che sono completamente bianchi, sembra che non badi a spese. Dalla forma del viso e dagli atteggiamenti, scrive Poliziano, si capisce subito quanto sia insolente. Jacopo e Francesco de' Pazzi hanno in comune, oltre la parentela, l'odio che nutrono entrambi per Giuliano e per Lorenzo de' Medici. I due fratelli, di famiglia ricca e prestigiosa, erano saliti al potere 9 anni prima, alla morte del padre, trovandosi in eredità non soltanto beni e palazzi, ma anche un clima politico spesso avverso e, a dir poco, incandescente. Come scrive Machiavelli? La penisola italica si trovava divisa in due fazioni. Da una parte c'erano il Papa e il Re, dall'altra i veneziani, i fiorentini e i milanesi. Nonostante tra queste non fosse ancora scoppiata la guerra, sembrava che ogni giorno qualcuno volesse fare qualcosa per innescarla. Soprattutto il Papa, Sisto IV, si ingegnava particolarmente per offendere lo Stato di Firenze. La rivalità che divide la famiglia de' Medici da quella de' Pazzi ha radici profonde. La penna di Niccolò Machiavelli ci descrive l'episodio che convince la famiglia de' Pazzi a ordire una congiura. Giovanni de' Pazzi aveva per moglie la figlia di Giovanni Borromeo, uomo ricchissimo. Alla sua morte tutte le sue ricchezze sarebbero andate a sua figlia, in quanto non aveva altri figlioli. Ma suo nipote, Carlo, pretese la sua parte e la cosa finì davanti ai giudici. Fu fatta una legge, per virtù della quale la moglie di Giovanni de' Pazzi fu spogliata della sua eredità. Il primo a pensare alla vendetta è Francesco, il più sensibile e anche il più animoso. L'unico problema è convincere il capo della famiglia, Jacopo, ormai rassegnato a subire il potere mediceo. Così, a questo proposito, la fantasia di Vittorio Alfieri ha immaginato un'accesa discussione tra lo stesso Jacopo e suo figlio. Soffrire? Non sai darmi altro consiglio, padre. Ti sei fatto talmente schiavo da non sentire più il peso, i gravi oltraggi e il danno che ci procurano i medici?
Sento tutto questo, figlio mio, e sento ancor di più il danno comune piuttosto che gli oltraggi privati. Ma uno stato infermo non si può cambiare, se non in peggio. Ma dimmi, dov'è lo stato? E se anche ci fosse, come si potrebbe peggiorarlo? Stiamo vivendo, forse? Vivono costoro che passano le loro giornate pieni di paura, di sospetto e di viltà? Che danno ne può nascere ormai? Temi che al posto di inutili lacrime scorra del sangue? E me lo chiami un danno peggiore? Ascoltami, figliolo, e credi ai miei capelli bianchi, alla mia lunga esperienza. Il giusto fiele che servo anch'io nel profondo del mio cuore, non spargerlo in vano. La più alta vendetta è figlia del più alto silenzio. Venuto a conoscenza che avrebbero dato appoggio alla congiura persino il Papa e il Re, che disponevano allora di eserciti fortissimi, Jacopo De Pazzi si convince ad avallare il piano del nipote, ma gli suggerisce: finché i due fratelli restano a Firenze, direi di non agire. Aspettiamo che Lorenzo vada a Roma. Avete ragione, anche se penso che potremmo ucciderli insieme anche qui, a delle nozze o durante la messa. Tra i congiurati c'è anche il figlio di un tale di nome Poggio, uomo eloquentissimo. La sua virtù principale è quella di parlare male di tutti, soprattutto dei nobili e dei letterati. A questi congiurati se ne aggiungono altri, come Bernardo Bandini, uomo perduto, audace, intrepido, e un altro personaggio ancora, ignobile e vile. Alla fine, come scrive Poliziano, furono 7 quei cittadini che al nero disegno diedero cominciamento. Lorenzo e Giuliano de' Medici avvertono l'imminente pericolo, ma mentre il primo è convinto della propria forza e potere, Giuliano ha più timore. Ecco come li immagina Vittorio Alfieri nella sua tragedia. Quei semi di libertà che nel cuore di ogni uomo ha posto la natura sono difficili da estirpare. Il sangue sparso non li estingue, li preme e rigermogliano più forti. Ma io non voglio il loro sangue. Silla si servì della scure a Roma. Qui la verga sarebbe troppo per farli tremare. Basta la mia voce. La vendetta ordita dai pazzi è ormai vicina. Ma Lorenzo continua ad ostentare una sfacciata sicurezza, preferendo non ascoltare i consigli del fratello. Ne conosco bene l'ardore, le forze, i mezzi. Possono provarci, ma non potranno mai riuscirci. Ci provino pure e noi agiremo. Accresceremo il nostro potere. Ogni ardore del nemico ci aprirà il campo della vendetta. Volere tutto e subito spesso fa perdere tutto e subito. Non mettere alla prova il nostro potere nell'altrui vendetta. I congiurati, intanto, stanno aspettando l'occasione giusta per sorprendere insieme i due fratelli e poterli uccidere. Quando nella primavera del 1478 il cardinale Raffaele Sansoni si trova a passare da Firenze, Jacopo De Pazzi lo invita ad un banchetto in una sua villa presso Fiesole ed estende l'invito ai fratelli dei Medici. Ma Giuliano si ammala e il piano viene rimandato. Alcuni giorni dopo, Lorenzo de' Medici invita lo stesso cardinale Sansoni ad un convito nel palazzo di Firenze per domenica 26 aprile. I congiurati decidono di tentare il colpo quel giorno, ma vengono a sapere che Giuliano, anche questa volta, non interverrà. Non possono più attendere e stabiliscono di colpire la mattina di quella stessa domenica nella chiesa di Santa Reparata, durante la messa. Così Vittorio Alfieri immagina la reazione di Jacopo dei Pazzi alla notizia che il piano è ancora cambiato. Cosa dite? In un luogo sacro? Sì, nel Tempio. Quale vittima più gradita da offrire al cielo di un colpevole tiranno morto? Non è forse lui il primo che si prende gioco degli uomini, delle leggi, della natura e di Dio? Hai ragione, ma sporcare di sangue umano l'altare? Sangue umano quello dei tiranni. Loro si nutrono di sangue umano. La mattina del 26 aprile 1478, quando i congiurati giungono a Santa Reparata, la messa è già iniziata e la chiesa strarepa di gente. Subito si accorgono che Giuliano de' Medici non è ancora arrivato, così Francesco De Pazzi e Bernardo Bandini, incaricati della sua uccisione, vanno a cercarlo a casa. Lo convincono a seguirli in chiesa. Così descrive Machiavelli il tragitto fino al luogo sacro.
Francesco, fingendo di accarezzarlo, lo stringeva con le mani e con le braccia per vedere se lo trovava munito di una corazza o di qualcosa di simile. I congiurati hanno finalmente davanti a loro Lorenzo e Giuliano de' Medici. Aspettano la comunione, il momento stabilito per passare all'azione. Non appena terminò il rito della comunione, Bernardo Bandini, Francesco De Pazzi e altri congiurati circondarono l'uomo. Il Bandini gli cacciò un colpo nel petto, passando il giovane da parte a parte. Lui, moribondo, cominciò a fuggire e quelli lo seguì. Ma il giovane, che insieme a molto sangue aveva perso tutte le forze, cadde a terra morto. Francesco De Pazzi, pur vedendolo a terra privo di sensi, continua a colpirlo ripetutamente con un pugnale, con tanto ardore da ferirsi lui stesso ad una gamba. Dall'altra parte della chiesa, come scrive Machiavelli, gli altri assalirono Lorenzo e lo colpirono più volte, ferendolo leggermente alla gola. Non so se per la loro negligenza o per l'animo di Lorenzo, che vistosi aggredire tirò fuori il pugnale e cominciò a difendersi, ma questi sbigottiti fuggirono e si nascosero. Quando furono ritrovati vennero uccisi e trascinati per tutta la città. Lorenzo de' Medici, seguito da alcuni amici, si rifugia nel sacrario della chiesa, mentre in città scoppia il caos. Si vedeva il popolo che tumultuava. Uomini, donne, sacerdoti, fanciulli che scappavano di qua e di là. Tutto era fremito e dolore. Fuori dalla chiesa dei giovani armati, fedeli alla famiglia de' Medici, si schierano in difesa di Lorenzo. Esca! Esca, Lorenzo! Prima che i nemici prendano vigore! È ancora il poliziano a ricordare quei momenti da lui vissuti in prima persona. Noi eravamo dentro, intimoriti, e dubitavamo se questi fossero amici o nemici. Cominciammo a domandare se Giuliano era ancora vivo, e al che quelli non risposero nulla. Allora un giovane montò su per la scala e arrivò ad un finestrone da dove si vedeva il tempio. Vide il cadavere di Giuliano, svelando quindi l'assassino, e vide che quelli fuori erano amici. Così aprimo la porta. Uscito dalla chiesa, Lorenzo de' Medici è circondato da una schiera di armati e ricondotto a casa, mentre il cadavere di suo fratello giace ancora a terra. A Firenze, intanto, scoppia una vera e propria caccia all'uomo e sulle strade comincia a scorrere il sangue. Poliziano ricorda scene raccapriccianti. I cadaveri venivano fatti a pezzi. Davanti la casa di Lorenzo vidi una testa conficcata in una lancia. Passai per la piazza del Pelagio e vidi cadaveri pesti e smembrati trascinati per terra con una crudeltà indescrivibile. La congiura è miseramente fallita. Il potere medice o salvo, ma incolmabile il vuoto lasciato dalla morte di Giuliano, un uomo da cui non si poteva desiderare più liberalità e umanità. Di lui Poliziano ha scritto: ebbe una grande persona. Il suo petto era alto e largo, i suoi occhi neri e vivi, un viso severo, la carnagione scura. La sua chioma era folta, i capelli neri e lunghi rivolti in indietro. Nell'andare a cavallo e nel tirar l'arco era un maestro, eccellente nel salto. Era solito dilettarsi meravigliosamente nella caccia e tollerava a lungo la fame e la veglia. Aveva un animo grande e una grandissima costanza. Terminato ogni tumulto e puniti con la morte tutti i congiurati, vengono celebrate le esequie di Giuliano, giovane egregio, letizia della gioventù fiorentina, ucciso con perfidia, frode e tradimento. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Questa sera è qui con noi per parlare di Giuliano de' Medici il giornalista e scrittore Emilio Ravel. Buonasera. Buonasera. Signor Ravel, se invece di Giuliano fosse rimasto vittima Lorenzo della congiura, le cose sarebbero andate diversamente? Di sicuro, perché il vero cervello della famiglia era Lorenzo. Due fratelli amatissimi e diversissimi fra loro, anche fisicamente. Giuliano, ad esempio, era molto bello, come lei.
Io la ringrazio, poi mi farà sapere quanto le devo per questo complimento così palesemente falso. Comunque Giuliano era bellissimo, ma quello che colpiva nel mondo fiorentino di quell'epoca era che la bellezza non era soltanto una bellezza esteriore, tipo la pubblicità come c'è oggi, ma secondo il concetto della filosofia neoplatonica, alla bellezza corrispondeva la bontà. E quindi si vedeva spesso accoppiato questo binomio della bellezza con la bontà. E in Giuliano questo era anche abbastanza evidente. Nonostante l'amore dei fiorentini per i fratelli de' Medici, la famiglia de' Pazzi pensò di poter ottenere il supporto dei cittadini dopo l'uccisione dei due fratelli de' Medici. Perché? Perché era la famiglia dei Pazzi, era una famiglia illustre, di antichissimo lignaggio, cioè per esempio Pazzino dei Pazzi aveva partecipato addirittura alla prima spedizione dei crociati in Terra Santa e aveva riportato un pezzo di pietra del Santo Sepolcro con cui si accende ancora oggi la scintilla che fa scoppiare il carro. Quella è una cosa che risaliva a quell'epoca lì. E poi aveva fatto fare per esempio le famose cappelle dei Pazzi a Brunelleschi in Santa Croce, uno dei monumenti più belli della Rinascenza. Cioè era una famiglia aristocratica e quindi che aveva un grande seguito, però non aveva il seguito popolare che aveva la famiglia de' Medici. La famiglia de' Medici era più antica ma più oscura, più popolana, e quindi più aveva commerciato con più vivacità della famiglia de' Pazzi, e però insomma c'erano queste due entità che si fronteggiavano. A un certo punto, quando si vide che addirittura il Papa e addirittura altre famiglie importanti come i Salviati ed altri avrebbero appoggiato questa congiura, questa rivolta contro i Medici che tendevano a diventare signori di Firenze, questo era sempre stato il terrore di tutti i fiorentini, e continuamente quando si diceva egli vuol farsi signore, e allora loro, gelosi della loro libertà, sempre questa cosa aveva trovato seguito presso di loro. Ecco, che fine hanno fatto i congiurati? Furono subito presi e appesi, alcuni nudi, dai piombatoi del palazzo pubblico, e si calcola che circa 100 persone vennero massacrate, e lo stesso Lorenzo intervenne per sedare un po' gli animi, ma comunque vennero presi quasi tutti, e anzi uno scappò, il famoso Bandini Baroncelli, che aveva partecipato direttamente all'assassinio, e si rifugiò presso Istanbul, a Costantinopoli diciamo. Ma l'influenza politica di Lorenzo era tale che ottenne il ritorno a Firenze di questo congiurato e venne ucciso. Lo fece uccidere. Ecco, teatro della congiura è Firenze, una città dall'animo infuocato. Ci vuole parlare di questo aspetto della città, che è anche la sua città? E Firenze è sempre stata una volta contraddistinta da un grande furore politico, da una grande partecipazione politica. Per l'appunto un secolo prima i lavoranti della lana presero il potere a Firenze per 40 giorni, una cosa sensazionale se ci si pensa. Solamente nell'Ottocento Marx avrebbe ripreso a parlare di questi ignoti compagni della storia. L'assassinio di Giuliano de' Medici avvenne all'interno della chiesa, di una chiesa, di un luogo sacro. Ecco, fu addirittura appoggiata questa congiura in un luogo sacro dal Papa. Sì, l'assassinio non è andato a buon fine, ma è andato a buon fine per quanto riguarda il fratello, cosa che colpì profondamente Lorenzo, che aveva avuto sempre strettissimi legami d'affetto, perché lui era un uomo, come dire, bisognoso di affetto, e che non riusciva a non esprimere il suo modo di essere benevolo, amichevole, perfino coi figli. Lui giocava con i bambini, cosa che a quell'epoca non era così comune. E lui dice una frase molto carina: se le bestie feroci amano i loro piccoli,
quanto più grande deve essere la nostra indulgenza nei confronti dei nostri figli. Il che è un piccolo spaccato per far capire com'era il cuore di Lorenzo, un uomo gelido, se vogliamo, e duro, però con grandi capacità di aprirsi agli affetti. E quindi questa cosa che addirittura il Papa, non dico che partecipò alla congiura, perché il Papa disse purché non ci sia spargimento di sangue, però ormai i congiurati contavano che il Papa poi li avrebbe perdonati, quindi non ci fu una partecipazione al delitto del Papa, ma ci fu un appoggio a una congiura, quindi siamo a cavallo un po' dell'ipocrisia. Ecco, mentre Giuliano giaceva già morto a terra dentro la chiesa, Lorenzo fu salvato grazie ai suoi amici che fecero addirittura scudo col loro corpo. Sì, tra loro c'era anche Poliziano. Che ruolo ebbe? Sì, Poliziano chiuse la porta della sagrestia perché Lorenzo balzò come una tigre da questo primo colpo che ricevette alla gola e si difese con la spada e col mantello come se fosse uno scudo. Si rifugiò nella sagrestia scavalcando la balaustra lì del Duomo e Poliziano chiuse in faccia ai nemici che premevano la porta della sagrestia. Nel frattempo però un amico di Lorenzo, Francesco Nori, un bellissimo ragazzo, si era messo tra la spada le spade dei nemici e Lorenzo e giaceva morto vicino a Giuliano. Lei mi ha raccontato anche che ci fu un amico che succhiò la ferita. Sì, Ridolfi, succhiò la ferita di Lorenzo nel timore che le armi fossero state avvelenate. E poi un altro amico si arrampicò su nella sacrestia e riuscì a scorgere l'interno del Duomo che ribolliva di gente che gridava, alcuni dicevano è crollata la cupola e Lorenzo domandava ma Giuliano è vivo e invece Giuliano in quel momento era caduto sotto i colpi, 19 colpi che l'avevano ucciso. Nell'Ottocento è stato riesumato il cadavere di Giuliano de' Medici, che cosa hanno scoperto? Di tutte e due, su Giuliano, che era appunto una delle cose che più incuriosiva, fu scoperta una ferita che non si sapeva che esisteva ed era una ferita larghissima che aveva spaccato il cranio di Giuliano e che probabilmente aveva immediatamente abbattuto questo giovane robusto e combattivo e quindi aveva permesso a Francesco De Pazzi di infierire su di lui col pugnale al punto di ferirsi egli stesso a una coscia con una pugnalata. Al di là del dolore personale, Lorenzo come reagì alla morte del fratello, politicamente intendo? Politicamente. Cercò alleanze? Sì, cercò immediatamente alleanze, scrisse a pochissimo tempo, quando ancora non sapeva se la città si sarebbe schierata con lui o no, a Bona e a Gian Galeazzo Maria Sforza, duchi di Milano, scrisse questa brevissima lettera, illustrissimi domini mei. In questo punto m'è stato morto Giuliano mio fratello e sono in grandissimo pericolo dello stato mio. Però, signori, ora è il tempo che voi aiutiate il vostro servo Lorenzo. Mandate quelle genti che potete con ogni celerità, che sia mio scudo e salute dello stato. Qui si sente proprio la paura, il dolore di Lorenzo. Poche ore dopo lui rassicurò i suoi amici e disse no, la città è nelle nostre mani e di lì in avanti si mosse con grande strategia perché il Papa lanciò l'interdetto su Firenze, quindi non si pagavano più i soldi a Firenze, che non era soltanto una cosa religiosa, si tramutava anche poi in perdita secca, concreta. E lui decise e fece un colpo da grande maestro, andò dal re di Napoli che era alleato in questa circostanza con il Papa e con i congiurati e si mise nelle mani del re di Napoli e con la sua parola, nonostante fosse un uomo brutto dalla voce chioccia e così. Che cos'è la voce chioccia? Una voce nasale, così c'aveva il Lorenzo il Magnifico e tutti si stupivano e tuttavia bastava che quest'uomo cominciasse a parlare, si abituavano le persone a sentire questo suono sgradevole e piano piano affiorava il suo charme. Lo charme di quest'uomo, tant'è vero che il re di Napoli si lasciò convincere che sì, era meglio che lui non fosse alleato col Papa e Lorenzo ritornò
a Firenze con questa grande vittoria diplomatica nelle mani e disse, è rotta, quella, i nostri nemici sono divisi. E di lì Lorenzo cominciò a ricostruire, riconquistò da soldato la fortezza di Sarzana, eccetera, e di lì in avanti la sua signoria, chiamiamola così, fu proficua. Grazie Emilio Ravel per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori per aver scelto la nostra compagnia.